ospita meravigliosa. Oh, meno male, grazie, io l'adoro. Daniela, un'ultima cosa, come fare per rimanere in contatto con te, per seguirti a livello artistico? Ci puoi dare qualche indirizzo magari su internet? So che hai il tuo sito internet e ci sei anche su Facebook. Io sì, ormai diciamo i siti esistono, però ormai i siti sono stati in qualche modo soppiantati da Facebook, che è il modo più diretto, no, per stare poi in contatto con la gente. Io ho una mia pagina personale, perché non mi considero, a differenza magari di altre persone che lo fanno, per carità, non le giudico, però io non ho una pagina fan, perché non credo di essere così famosa da avere una pagina fan, per cui ho il mio profilo, che però utilizzo soprattutto per lavoro e quindi anche per parlare con le persone che mi vogliono seguire, appunto su Facebook. Perfetto. E io a questo punto ti chiedo, tra un attimo andremo ad ascoltare uno dei tuoi brani. Abbiamo scelto L'Orsite. Ecco, ecco. Io volevo che ci parlassi un attimo di questa canzone, che l'auto presentassi con un saluto per i nostri ascoltatori. Guarda, questa è una canzone che fa parte del mio percorso cabarettistico, no? E quindi è una canzone comica. Io in poche parole sono stata una delle poche donne a partecipare al Festival di San Scemo, non so se te lo ricordi. Certo. Dove vinsero Vergassola, Marco Carena, eccetera. Io quindi ho sempre in qualche modo seguito il filo della canzone comica, ho fatto anche altri festival sulla canzone satirica, così, e scrivendo i testi, perché io non sono una musicista, quindi io scrivo i testi, poi mi faccio scrivere le musiche da dei bravi musicisti. In questo caso la musica dell'Orsite è di Mario Guarnera, che è un abbastanza famoso, insomma è stato anche un cantante molto famoso, è un bravissimo musicista, e insomma è una canzone comica, quindi prendetela in questo modo, ecco. Non vorrei che qualcuno si offendesse. No, assolutamente, guarda, anzi siamo contenti che ci sia una canzone comica, perché come siamo messi in Italia ultimamente, Daniela, bisogna veramente, c'è bisogno di sdrammatizzare e di ridere un po', perché fa bene. Infatti sì, c'è bisogno davvero. Bene, quindi io ti chiedo un'ultima cosa, un saluto per i nostri ascoltatori, Daniela, poi andiamo ad ascoltare il brano. Sì, io saluto tutti quanti, grazie mille per questa opportunità che mi hai dato, e insomma se mi volete seguire appunto su Facebook potete vedere insomma tutti gli spettacoli che faccio, le cose anche televisive se capitano, film eccetera. Perfetto, grazie quindi a Daniela Airoldi. Grazie Daniela. Grazie a te, a presto. A prestissimo, ciao. Ciao, ciao. C'è una strana malattia, non si sa che cosa sia, si conosce solo il nome, ma si cura chissà come, e si tratta, udite udite, di quel maledetto orsite. Ma che cos'è questa orsite? Ma vabbè, andiamo per esclusione. L'orsite non è un meteorite e neppure una stalattite, non è nera come l'antracite, ma può colpire l'umanità, non la fregono le calamite, non è simile alla pirite, però provoca ferite, è una vera calamità. Ai 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 ai. Ma che cavolo è questa orsite? Boh. Questa orsite è contagiosa e bisogna far qualcosa, perché detto in confidenza porta l'uomo all'impotenza. E beh sì, l'ho dovuto constatare, quando invece di scopare il mio uomo mi ha costretto a saltare giù dal letto ammosciato, voi capite, dall'arrivo dell'orsite. L'orsite non è un meteorite e neppure una stalattite, non è nera come l'antracite, ma può colpire l'umanità, non la tragon le calamite, non è simile alla pirite, però provoca ferite,
è una vera calamità. Intervengano i governi con i loro padri eterni, Batman, Robin, l'uomo ragno, diaboliche e Carlo Magno, perché qui gira e rigira che all'orsite non gli tira. L'orsite non è un meteorite e neppure una stalattite, non è nera come l'antracite, ma può colpire l'umanità. Non la tragono le calamite, non è simile a pirite, però l'uomo con l'orsite è una vera nullità. Ai 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 ai. No, no, l'uomo con l'orsite, no. Intervista del giorno. www.containerradio.it